Ben ritrovati, buon pomeriggio per la precisione, per chi ci segue in diretta alle 15 come ogni martedì, oltre il calcio, questa è la puntata numero 26, martedì 14 di gennaio, oggi incentrata molto sul podismo come sempre, sull'atletica eccetera eccetera, ma avremo, attenzione, rimanete con noi fino alla fine, che avremo anche una capatina, abbiamo fatto come ogni anno peraltro nell'ambito delle rassegne di PT Uomo, e quindi nel finale abbineremo sport, moda e quant'altro con una serie di interviste, con un evento a cui siamo stati, molto molto particolare, molto suggestivo e interessante. Ma cominciamo adesso con quello che è successo proprio domenica, trofeo Martiri di Valibona, la gara che si svolge a Campi Bisenzio. Eccole qua le immagini, subito con le coordinate che ci danno le stesse immagini: 15 chilometri la gara, il percorso, 39esima edizione del trofeo San Martinese, per la precisione, che poi ha collegati con sé tutti i trofei. Ecco qua, siamo allo stadio Emil Zatopek di Campi Bisenzio. Tra l'altro ricorre anche un anniversario particolare per quanto riguarda Zatopek, avremo poi tra l'altro un'intervista particolare. Questo è il podio dove si sono poi svolte le premiazioni, fasi iniziali del riscaldamento. Il sindaco Emiliano Fossi presente, non l'abbiamo intervistato stavolta, ma ci siamo fatti dire fuori onda tutto quello che concerne gli ultimi sviluppi sulla questione Stadio di Firenze, che naturalmente ancora non è entrata nel vivo. Emiliano Fossi che si fa la foto con gli atleti dell'Atletica Campiran, qui a sparare la partenza, l'abbiamo visto nell'inquadratura precedente insieme a Riccardo Bicchi, presidente dell'Atletica Campi. Qui la partenza con ben oltre 800 atleti che sono partiti dalla struttura dello stadio Zatopek, appunto, di Campi Bisenzio, che tra l'altro si appresta ad accogliere anche i lavori. Abbiamo già visto che ci sono i recinti proprio già predisposti per la costruzione della struttura indoor che servirà poi per le gare, per alcune situazioni di gara d'inverno, ma che servirà anche e soprattutto per tutti i centri di avviamento allo sport dell'Atletica Campi, numerosissimi, e anche per altri sport. Quindi sarà una struttura polivalente. Proprio sullo sfondo di questa inquadratura la vediamo, abbiamo vista per un secondo sulla destra dell'inquadratura, eccole qua le reti arancioni, le vediamo, le intravediamo, è lì che nascerà questa struttura. Qui intanto sfilano gli 800 ed oltre che hanno preso parte a questa manifestazione, terreno di gara asfalto, chiaramente senza nessun tipo di problemi, temperatura anche abbastanza mite, giornata veramente gradevole quella di domenica a Campi, tra l'altro preludio anche alla partita della Fiorentina che poi si sarebbe svolta pochissime ore dopo. E infatti, e poi lo sentiremo, l'assessore Nucciotti, dopo essere stato lì per le premiazioni, si sarebbe diretto allo Stadio Franchi, dove tutti i nostri inviati nelle varie rubriche che avete visto già fino ad oggi hanno raccontato una partita salvata all'ultimo momento come risultato dalla Fiorentina, ma che non ha risolto, al di là della classifica che invece si è mossa anche e soprattutto per quanto riguarda i risultati delle altre squadre, delle altre partite in lotta per la salvezza, si è smossa in modo positivo per la squadra viola, anche se è tutta ancora da giocarsi l'appuntamento della salvezza. Domani tra l'altro la Coppa Italia, ma insomma di questo parleranno nelle altre rubriche. Qui la ragazza neomamma col passeggino che parte, qui l'arrivo con Gilali Giamali che per la seconda volta va a vincere, vedete, in grande controllo su Samuele Oscar Cassi che arriva dietro di lui, Cassi giovanissimo, Giamali invece esperto, Cassi che aveva preso il largo all'inizio nella prima parte di gara, ci ha provato, poi Giamali da vecchio volpone come sempre ha gestito e ha controllato il ritorno di Samuele Oscar Cassi della Tetea Calenzano. Giamali per il gruppo budistico Parco Alpi Apane, 52.07 il tempo per Cassi, 52.11 per Giamali. Qui Said Ermili che è terzo, 53.59, vecchio volpone maratoneta ai mondiali di Parigi 93, e precede Manuel Falci, panche Castelquarto, primo dei veterani, 54.01, e poi via via abbiamo visto gli arrivi di Alessandro Fiore, Lorenzo Checcacci, questo invece è Sandro Lorenzini, e poi anche Mohamed Elawari dell'Atletica Signa che chiude ottavo, e poi al nono posto ci sarà Federico Matteoni
per l'orecchiella garfagnana, eccolo che arriva, e poi Tesi, Jonathan Tesi dell'Atletica Signa a completare i 10. L'inquadratura si rovescia perché si passa naturalmente alla gara femminile con la vittoria di Caterina Deiana, che era stata seconda l'anno scorso. Quest'anno senza Margherita Cibei si prende il suo momento di gloria, 1:03:52, la portacolori del Maiano, eccola qui, sorridente, felice all'arrivo. E poi dietro alla Deiana, eccola qua la Manetti, Isabella Manetti delle Panche Castelquarto, 1:04:23, contentissima anche lei, non più appunto giovanissima come invece questa ragazza che arriva già da Bianchini, classe 94 della Toscana Atletica Empoli, che chiude terza in 1:04:45, e poi via le altre con Ilaria Pascali, la rondinella del Torrino, Maria Giulia Bendoni della Nave, e poi per la Lucca Marathon sarà sesta Elena Genemisi. Questo invece è il primo oro, naturalmente Antonio Femia, che spesso è stato anche protagonista delle nostre interviste. Qui un'iniziativa particolare con Farmapiana, che aveva messo uno stand con tante iniziative, tante situazioni, integratori, misurazione della pressione e quant'altro. Qui il ritiro naturalmente del pacco gara, sempre un momento molto importante a Campi Bisenzio, con il momento in cui si consegna poi di fatto anche il chip, ovvero il segnatempo, con queste un po' le immagini riepilogative di quello che è successo a Campi Bisenzio. Trovate tutto tra l'altro anche nella rivista, nel giornale, nel settimanale Firenze Viola Super Sport, che è uscito puntualmente anche questa settimana, lunedì. E allora andiamo a vederci, perché abbiamo tantissime cose da far sentire e da far vedere, subito l'intervista al vincitore Gilali Giamali, che possiamo vedere. Perché anche oggi una bella gara gestita, poi alla fine arrivava Cassi, il giovane, però tu l'hai tenuto lì, insomma alla fine è andata bene così. Sì, la gara bellissima, lunga, 15 km allenanze, bella giornata come oggi, bellissimo, non è fredda, comunque bella gara. Ho provato, Samu è andato via prima, ho provato a rientrare dal 10° km, 9° km, e rimasto lì, controllavo fino alla fine e via. Quindi lui ci ha provato, è andato avanti, ha provato l'azzardo e ha fatto bene comunque anche lui. Detto questo, quest'anno tu hai vinto la maratonina di Pisa, che ti aveva visto tante volte secondo. La maratona, no? Maratona di Pisa, è vero. Maratona di Pisa, sì, l'ho fatta anche tante volte. Quest'anno per fortuna l'occasione, c'era un keniano che non lo conosco anche benissimo, abbiamo fatto tante gare insieme, non l'ho visto in difficoltà. E allora ci abbiamo qualche difficoltà in questa intervista, che non è stata completata. Comunque Giamali raccontava del suo successo, che abbiamo documentato ampiamente, alla maratona di Pisa. Dopo tanti secondi posti è riuscito a vincere quella gara, lui che non fa tante maratone. Poi dopo tra l'altro ci siamo un po' dilungati sul fatto che lui non ne fa tante di maratone, ne prepara una o due l'anno, tra l'altro a primavera ha intenzione di farne un'altra. C'era stata anche una bella diatriba fuori onda fra me e lui, perché confondendomi io avevo detto: ma tu hai vinto tante volte questa gara, invece in realtà si trattava di Said Ermili, ma lui lì per lì ha provato a dire no, io ho vinto 2 anni fa sicuramente. Poi io dicevo: guarda che mi sembra che invece tu ne hai vinto tante volte, e lui diceva, aveva detto: può darsi hai ragione tu, può darsi che tu abbia ragione, ma a quel punto io ho proseguito nell'errore. E questo però fa capire il fatto che lui fondamentalmente è uno, come poi mi ha spiegato anche dopo, insomma, quando ci siamo poi chiariti, che io avevo chiarito che l'errore era mio chiaramente, lui vince talmente tante gare che tante volte non si ricorda neanche bene quali sono quelle vincenti e quali quelle che non ha vinto, insomma, anche perché ne vince tantissimi. Questo era Gilali Giamali, il vincitore. Poi tra l'altro trovate tutto anche per quanto riguarda tutti gli altri risultati,
le varie classifiche sul sito firenzeviolasupersportlive.it, e quindi per tutti i dettagli potete andare tranquillamente a consultare il sito là. E naturalmente poi tutti i vari sport sono anche divisi per sezioni, e quindi potete trovare tranquillamente, facilmente, anche tutte le altre manifestazioni podistiche che si sono svolte negli ultimi tempi. C'è qualche problema tecnico ancora in regia e sta un po' saltando un po' quello che avevamo preparato, ma io nel frattempo, appunto, come dire, per temporeggiare, vado a dare anche qualche notizia che riguarda quello che succede domenica 19 di gennaio, quando ci sarà la quarta prova del Grand Prix Fidal Toscana a marzo. Probabilmente si deve riresettare tutto il computer, capisco dai gesti dalla regia, ma insomma abbiamo tempo anche per dire qualche notizia, non è un problema, perché domenica 19 di gennaio, domenica prossima, allo stadio Mauro Ferrari c'è la quarta prova del Grand Prix Fidal Toscana di Corsa Campestre. Ci sono anche, tra l'altro, tanti altri campionati abbinati anche per il settore giovanile. Questa invece quarta prova del Grand Prix Fidal Toscana è importante perché naturalmente è quella conclusiva e decisiva. Ci saranno poi alla fine le somme dei punti dopo le altre tre prove, e verrà quindi decretato il vincitore e la vincitrice assoluta, il vincitore e la vincitrice tra le juniores, il vincitore e la vincitrice tra le allievi, ovvero tra le under 18. Nel frattempo diciamo anche che in questo fine settimana grandi prove sono arrivate per quanto riguarda l'atletica un po' da tutta Italia, da tutta Europa, perché il 5.72 di Claudio Stecchi nell'asta, debutto quindi con un secondo posto in una gara molto lunga, che comunque ha dato già subito buone sensazioni all'astista fiorentino, che ci riproverà adesso a tutto un programma di avvicinamento all'europeo, al mondiale indoor di Nanchino, molto fitto e molto suggestivo. Quindi questo è Stecchi. Poi c'è stato soprattutto il record italiano a Valencia sui 10 km su strada per Meucci, Daniele Meucci, che appunto ha fatto, in una gara dove ci sono stati record europei, record mondiali, e lui si è inserito molto bene, di 2 secondi ha battuto Stefano Baldini. E poi anche il debutto di Larissa Iacopichino sugli ostacoli. Forse ci siamo, possiamo provare, mi dice Enrico dalla regia, quindi proviamo a vedere un'intervista curiosa, molto particolare, una marcord a margine di tutto quello che abbiamo visto finora per quanto riguarda il trofeo Martiri Valibona, a Carlo Grasso, uno dei grandi del podismo toscano e italiano, che ci fa un po' un raffronto su quello che succede adesso e quello che succedeva ai suoi tempi, non molti anni fa peraltro. Vediamo. Al trofeo Martiri di Valibona è l'occasione per parlare con Carlo Grasso, uno dei grandissimi del podismo toscano e italiano di qualche anno fa, oggi volontario come ai vecchi tempi, come dire, come da ragazzino, insomma. Sì, no, le faccio volentieri perché mi ha coinvolto il Ballerini, e ora ultimamente volevo rientrare nel mio ambiente dove ero prima, e ora piano piano facendo anche il volontariato, che è una cosa veramente bella, e piano piano spero di rientrare per la salute, riprendere le scarpe e iniziare a correre pianino, però rimanere in questo ambiente è sempre una cosa, una soddisfazione per me sempre bella, insomma. Notate, cari amici telespettatori, che mentre lui parla non può fare a meno di guardarsi intorno e assaporare e gustarsi questa emozione. Sì, è un'emozione troppo bella, perché vedo che c'è un incremento anche dai tempi miei che correvo, c'è un incremento proprio di gente proprio che ha voglia di correre, gente che vedo col cronometro, l'orologio, sono molto meticolosi questi nuovi podisti, che all'epoca nostra c'era tanta passione però poca strumentazione. Qui la gente, il podista oggi ha la tecnologia a portata di mano, anche a livello di allenamenti, di schede, è molto più avvantaggiato che noi avevamo il nostro allenatore. Io mi ricordo il mio grande allenatore Ernesto Ciani degli Assi Filorosso Firenze, che
ora il 1 febbraio faranno, mi hanno invitato a una grande cena. E c'è il ritrovo, il revival. Il revival di tutti gli atleti degli Astici Rosso Firenze, e spero di vedere anche il figlio Ferdinando Ciani, che spero di rivederlo con tanta gioia, insomma. Tra l'altro ci ricorda questo momento anche con le tante rivalità con Piero Giacomelli, che oggi fa il server Regalami un Sorriso per le foto benefiche, voi correvate insieme. Tra l'altro la domanda ce l'hai un po' anticipata, quali sono le differenze, no? Si può dire che forse voi correvate in meno, erano più gare per pochi elite, diciamo, per pochi atleti forti e meno massa, e quindi ve la davate di santa ragione, arrivavate anche in 7, 8, 10 quasi tutti insieme fino alla fine, mentre adesso magari arriva il primo un po' più diluito dagli altri, ma c'è tanta quantità. Sì, ora c'è tanta quantità, purtroppo alla differenza dei nostri tempi, che c'era molta qualità. Io mi ricordo correre a 3 al chilometro all'epoca, delle volte non arrivavi neanche nei primi 10, e qui che corrono, c'è il massimo, il vincitore, sto parlando a livello regionale, poi ci sono i vari Dini, i vari La Rosa, i vari, però corrono dai 3,15 ai 3,10 massimo. Noi, io mi ricordo che eravamo un gruppo e correvamo tutto al 3 al chilometro, a 2,55 al chilometro, e delle volte non si vinceva neanche le gare. Era guerra proprio. Era guerra fra quei 5-6 in regione, però notavo c'era molta amicizia fra di noi, c'era molta umiltà, molta semplicità. Quello che vedo che in questa nuova generazione ne vedo molto poca. Però, quindi meno da questo. Sì, perché la tecnologia secondo me porta a isolarsi forse un po'. A isolarsi, a essere tutti bravi, a essere, farsi le prima c'era quasi poi una sorta, come posso interpretare, di solidarietà reciproca, perché eravamo un po' tutti sullo stesso barca, dovevamo ognuno dare consigli all'altro che potevano essere preziosi. Esatto, noi facevamo così. Infatti ci si ritrovava, ci si scambiava la metodologia di allenamento, te cosa hai fatto, te come hai fatto. Insomma, ci si dava dei consigli fra di noi. Oggi non lo so, sai, io è poco ora che sono rientrato nell'ambiente, però vedo tanto entusiasmo del podista di oggi. E questo è una grande testimonianza di cui faremo tesoro, perché davvero parole importanti le tue. Facciamo quindi il saluto per chiudere questa intervista, poi ovviamente avremo modo di ritrovarci, di fare ancora il punto. Ok, grazie di tutto, e veramente faccio complimenti all'organizzazione della Italia Campi, che nonostante tutto, cioè, qui hanno hanno il campo scuola, che è un punto di riferimento importante per i giovani per iniziare a fare atletica, che è uno sport bellissimo. Grazie a Carlo Grasso, alle prossime. Grazie a voi, ciao, ciao. Va bene, interessanti le parole di Carlo Grasso, insomma ci fa un po' capire quello che c'era, quello che c'è adesso, i navigatori satellitari, Garmin e quant'altro forse hanno un po', isolato i singoli podisti rispetto a prima, ma questa è una sensazione che potrebbe essere che cambierà magari da qui in avanti, vedremo cosa succederà. Comunque insomma avremo modo di avere un altro termometro della situazione più avanti con lui o con qualche altro personaggio, come sempre saremo pronti a prenderlo ai nostri microfoni. Un'altra intervista particolare che abbiamo realizzato domenica riguarda un gruppo della Repubblica Ceca, infatti sentirete, bisogna essere un po' poliglotti, ma poi insomma si capisce tutto, perché c'è proprio, appunto, abbiamo parlato di Stadio Zatopek, ci sono delle celebrazioni importanti, ma andiamo a vedere senza stare ad anticipare troppo. Allora, due presenze particolari di una rappresentanza di presenze, perché qui vediamo la maglia, abbiamo visto Run with Emil Zatopek, the legendary Czech runner, il leggendario. Allora, aspetta, dircelo in lingua. Czechoslovenský najlepší maratonec. Quindi che cosa vuol dire in italiano invece? Vuol dire che questo era un maratoneta cecoslovacco che praticamente... Cioè, no, ora non ce lo raccontare perché lo sappiamo, è la leggenda del cavallo pazzo. No, ma qualcuno magari non lo sa. È vero, giusto, vai. Tanti non lo sanno, che ha vinto una sola Olimpiade di 3 medaglie d'oro.
ha vinto 5 km, 10 km e una maratona, tutto un botto. E voi avete questa maglia celebrativa, perché cosa succede? Perché ci sarà il suo anniversario, mi sembra prossimo anno, e il consolato ceco ci ha chiesto di formare un gruppo che rappresenterà su tutte le gare di Czech Republic ora. Che siamo praticamente, c'è la maratona a Firenze, staffetta, poi c'è la Napoli, poi c'è Half Marathon Praga e tutte altre corse che sono Repubblica Ceca. E quindi c'è questa celebrazione che peraltro qui in questo luogo, Stadio Emil Zátopek, che viene proprio a fagiolo. Ad hoc, infatti siamo venuti apposta per fare fotografie, per mandarglielo a Repubblica Ceca, ai nostri amici. Mi raccomando, fatevi anche la foto con l'insegna dello stadio, là, sì, che è bellissima, fatta, già fatta. In realtà la vera rappresentante è lei, perché lei è originale della Boemia, quindi io sono, diciamo così... Se ti sento più accento nostrano. Sì, neisem ceschi, semitalski, jamluvim trosku ceschi. Ecco, quindi anche tu riesci chiaramente a parlare, non so cosa hai detto, potresti avere anche offeso qualcuno, però facciamo il saluto finale da parte vostra, mentre guardate che arrivo di questa banda. Allora, eccoli là. Il saluto quindi in lingua italiana e in lingua ceca. Insomma, saluto. Ciao a tutti. Ahoj všem v České republice. Uvidíme se brzo. Che vuol dire? Che vorrebbe dire? Un altro rappresentante è arrivata. Questo è direttamente del consolato. Zdraví, perfektní běhneska. Eccoci, ormai siamo tutti internazionali, ma io non ho capito niente. Dite qualcosa per i nostri telespettatori. Non erano le parolacce. No, ecco. Erano tante salute e una bella gara oggi. Rappresentante di consolato ceco, mica pizza e fichi, mica una presa una cosa. No, Ciccino Davane, come dice Riccardo Magri. Grande esatto, perché grande Campi Bisenzio. Oh, bravo. Grazie. A presto. Bella corsa. Ciao. Va bene, veniva bene anche per scherzare un'iniziativa di questo tipo, che ovviamente seguiremo e continueremo a seguire. Riccardo Nucciotti, l'avevamo detto in apertura, l'assessore alla mobilità, alla viabilità e a tante altre cose del comune di Campi, ecco l'intervista. Riccardo Nucciotti, assessore alla viabilità, all'ambiente, alla polizia municipale e tante altre deleghe del comune di Campi Bisenzio per questo trofeo Martiri di Valibona, che è stato un grande successo. Grande successo, ha visto la partecipazione di più di 800 persone, una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale, naturalmente per l'Atletica Campi, che anche quest'anno è partita con il piede giusto. Tante le cose fatte nel 2019 e tante saranno quelle del 2020. Grande fermento a Campi, intanto qui lo stadio è stato rinnovato di recente, c'è la palestra che sta per arrivare, la struttura coperta sempre qui allo stadio, e poi insomma che cosa succede, che cosa sta nascendo, vabbè, tutta la vicenda del possibile stadio della Fiorentina, non ci torniamo sopra, tanto siamo in una fase un po' in divenire, che vogliamo dire come messaggio generale? Vogliamo dire che l'amministrazione comunale, insieme alle società come l'Atletica Campi, vuole dare ancora più risposte e più servizi alla nostra cittadinanza e non solo, a tutti quelli che sono atleti, quindi noi viviamo per la nostra comunità e viviamo per quello che è lo sport, e l'Atletica Campi su questo ci dà un grande aiuto. Ed ora dove si va? Si scappa a vedere la partita. E ora si scappa a vedere la Fiorentina contro la SPAL, speriamo bene. Grazie, in bocca al lupo. Viva il lupo! Daniela Racchini è una delle presenze fisse per quanto riguarda l'Atletica Campi, l'abbiamo trovata anche alla 30 in Piana, il suo messaggio, anche lei un'iniziativa particolare. Del sindacato Associazione Agenti Assicurativi, che Associazione Nazionale Agenti Assicurativi, che dà sempre un supporto all'Atletica Campi per le sue iniziative, come si può tradurre questo supporto? In che senso? Spieghiamolo. Allora, abbiamo fatto per esempio delle maglie da regalare per loro e abbiamo fatto, diciamo, cerchiamo di stare vicini alla cittadinanza, perché in genere gli agenti di assicurazione sono sempre visti come qualcuno da... invece noi abbiamo il proprio desiderio da sempre di stare vicino ai cittadini. Abbiamo fatto altre iniziative anche in altri comuni, anche molto importanti, di rilevanza, sempre per stare vicino. In questo caso noi abbiamo fatto le magliette rosse che erano dedicate al contro la violenza per le donne, e ricordo sempre appunto questo di tenere sempre bene in mente, in qualunque cosa noi facciamo, di avere sempre una cura, rispetto verso le persone. E questo è il significato e la testimonianza confermata che il podismo ha
sempre o spesso, quasi sempre, un supporto, un accostamento che si riferisce al sociale e che non può mai mancare. C'è sempre un pretesto per correre, ma anche per pensare. Esattamente, esattamente. Il podismo, proprio perché è fatto dalla gente, per la gente, e noi siamo qui per le persone, prima di tutto. Grazie Daniela Racchini. Grazie mille, grazie a voi tutti. All'Atletica. E adesso la conclusione della manifestazione, il bilancio ce lo fa Riccardo Bicchi, il presidente dell'Atletica Campi. Con Riccardo Bicchi, il presidente dell'Atletica Campi, per un bilancio finale di questa 39esima edizione del trofeo Marti di Valibona, un bilancio che va al di là della gara stessa, della partecipazione, della qualità del podio davvero importante, ma anche di tante iniziative, come sempre a piccoli passi in sordina avete messo in piedi per questa manifestazione. Sì, cerchiamo di anno in anno, nel possibile, di arricchire sempre questa manifestazione. E come ha visto anche oggi, il podio esterno rispetto agli anni passati, per la verità l'abbiamo fatto anche l'anno scorso. Poi quest'anno c'è stato anche di supporto la dottoressa della Farmapiana, che tra l'altro misurava la pressione, diciamo, agli arrivati, poi altre iniziative sempre in tal senso della loro associazione. Poi niente, la partecipazione è stata buona, il tempo ci ha voluto veramente bene, cosa dire di più di questo? Cosa dire, ci proiettiamo sul futuro non immediatissimo ma sì immediato, perché state già sicuramente lavorando per la festa del cross, alla secondo fine settimana di marzo, se non mi sbaglio, 14 e 15 di marzo, come giustamente mi suggerisci, per questo evento nazionale che torna dopo tanti anni e sarà un grande faro di tutta Italia, sportiva e non, su Campi Bisenzio. Sì, stiamo già lavorando già da un po' di tempo, perché naturalmente la manifestazione è grossa, è importante, è impegnativa, e da questo punto di vista stiamo già, diciamo, lavorando da oltre un mese, diciamo. Dobbiamo sempre ringraziare e fare riferimento ai tantissimi volontari che anche in una manifestazione apparentemente semplice da organizzare come questa, non è mai niente di scontato, anche perché bisogna presidiare gli incroci, bisogna stare a garantire la sicurezza dei ciclisti, però sono sempre in tantissimi che vi seguono, che ti seguono, che comunque fanno gruppo per quanto riguarda questa società, che ovviamente ha la sua attività giovanile, la sua attività di atletica, la sua attività amatoriale, ma che organizza anche tanti eventi. Sì, effettivamente vanno ringraziati tutti, diciamo, i volontari che abbiamo, e onestamente anche stamani mattina c'era una quarantina di persone a Dalcimano, oltre naturalmente al gruppo dei potisti, che veramente anche loro si sono integrati benissimo nella nostra società e ci danno una mano notevole anche in occasione delle manifestazioni che organizziamo. Allora il saluto e l'appuntamento. Allora, saluto tutti gli ascoltatori, appuntamento al 14 e 15 marzo. Villa e Parco di Villa Montalvo. Grazie Riccardo Bicchi, bocca al lupo. E quindi Riccardo Bicchi ha dato anche l'appuntamento con il campionato italiano di corsa campestre, ma un altro appuntamento che arriverà a marzo, ne abbiamo approfittato così per approfondire, arriverà a Fucecchio una prima edizione di questa gara sui 10 chilometri, e andiamo a vedere e a sentire come ce la presenta Ivano Livraschi, che poi ci dà anche un termometro di quello che sta succedendo in zona. A Campi Bisenzio incontriamo Ivano Livraschi, che è uno dei massimi esponenti dell'atletica toscana, per l'atletica Fucecchio, per anche quanto riguarda le giurie, gruppo giudici gare, ma in questo caso ci parla di una manifestazione che arriverà il 1° di marzo per la prima edizione, quindi novità assoluta. Ivano, di che si tratta? Senti, si tratta di una manifestazione nuova, perché è al posto della mezza maratona che si faceva a Fucecchio. Quindi la mezza maratona non ci sarà più? Allora, no, la mezza maratona quest'anno non si farà per motivi tecnici, e allora ho deciso, piuttosto di non far niente, di fare un bel 10.000, in modo che sia un 10.000 controllato, col traffico chiuso, e come si è fatto con la mezza maratona. La mezza maratona quante edizioni ha ballato, fra virgolette? 14 edizioni. Che era diventata una gara storica, importante, famosa, anche molto rinomata e partecipata.
Sì, è vero, c'è venuto abbastanza elite anche a Fucecchio, anche grazie a Alessandro Lambruschini. Naturalmente anche questa gara qui è sempre coinvolto Alessandro Lambruschini, che ci viene da, si supporta col suo aiuto, con la sua esperienza per fare questa manifestazione importante. Allora, 10 km Fucecchio, 1° di marzo, queste sono le coordinate. Come si svilupperà il percorso? Quali sono i motivi d'attrazione? Allora devi sapere che il Fucecchio viene fatto 5 km per giro, sono due giri che vengono fatti all'interno del comune, della città di Fucecchio. Partendo da Piazza Pertini, si ritorna a Piazza Pertini facendo due giri. Quindi due giri è anche un modo per far sì che il pubblico si dissemini lungo un percorso relativamente corto e che quindi possa applaudire anche due volte, partenza, passaggio e arrivo, gli atleti. Sì, perché anche poi ci sono anche le contrade che sono coinvolte e naturalmente mi ci daranno un supporto su tutti i punti storici della città. Devi fare una considerazione che questa è una gara nazionale FIDA e un campionato toscano UISP. Poi ci sarà un campionato nazionale Frates, che anche tutti quelli che sono donatori di sangue Frates possono partecipare portando il loro tesserino Frates. E poi oltretutto c'è una camminata rosa che ho fatto per le signore che purtroppo hanno avuto dei problemi al seno o qualcosa del genere, e la walking di Milena Megli. Quindi tutte queste iniziative riunite insieme per attirare più pubblico possibile, più partecipanti possibili, e quindi 1° di marzo appuntamento a Fucecchio. Ci sono anche delle contemporaneità, però voi diciamo avete dalla vostra parte, come dire, una forza, un'esperienza organizzativa di primo livello. Certamente, questo qui, tutta la nostra esperienza che si è avuto in questi 15 anni, cioè, la mettiamo per fare questi 10.000. Poi naturalmente ci saranno anche le scuole, noi si sta lavorando anche su bambini delle scuole. Io spero che anche quest'anno, come l'anno scorso, vengano 500 bambini a far parte di questa festa paesana, perché per noi la gara che noi facciamo è più una festa nel comune di Fucecchio che poi nella gara in se stesso. Comunque la gara in se stesso noi si cercherà di valorizzarla più possibile in modo da farla ancora negli anni, perché perlomeno sul percorso ci sarà meno bisogno di meno persone e perlomeno si potrà garantire più anche la sicurezza per gli atleti. Sì, un po' più agile da organizzare rispetto a una mezza maratona, più concentrata, come abbiamo detto, in un punto abbastanza circoscritto, e quindi questo agevola un'organizzazione senza togliere la spettacolarità e magari grandi atleti che arriveranno soprattutto da fuori Toscana. Certamente, infatti noi si sta facendo, essendo una gara nazionale FIDA, si sta facendo pubblicità anche nei paesi limitrofi, nelle regioni limitrofe, in modo che questi atleti che sono fuori regione possano arrivare anche da noi in modo da potersi divertire veramente. Ultima cosa, parlando di un altro argomento, che cosa sta succedendo nell'atletica, nel movimento dell'atletica di Fucecchio? Anche lì il grande cuore, Alessandro Lambruschini, è nato e cresciuto proprio da questo comprensorio. Voi avete tra l'altro una società con una pista che ultimamente non viene utilizzata molto perché probabilmente ha qualche problemino ultimamente. Come stanno le cose? Ma senti, la pista di Fucecchio per ora è un po' disastrata, per dire la verità, però c'è l'amministrazione comunale e già all'inizio dell'anno ha cominciato a dire che si rifà la pista quest'anno 2020 o massimo 2021 viene fatta la pista nuova, che potrà fare anche delle gare abbastanza importanti a Fucecchio, oltre che a fare le gare su pista. E quindi l'appello all'amministrazione comunale, che rispetti le promesse, che rispetti diciamo le garanzie che ha dato, anche perché è una vetrina importante l'atletica. Quando la pista funziona ci si fanno le gare, quando non funziona va un po' tutto nel dimenticatoio, nonostante una società che continua a lavorare. Sai che la società è una società abbastanza piccola, però nonostante tutto abbiamo sempre dei grandi campioni, piccoli ma grandi campioni. Cioè, ci sono dei ragazzi che veramente meritano veramente, cioè quello che magari si sta preparando sulla pista di Fucecchio. E quindi questo è quanto, grazie a Ivano Livraschi. Li ricordiamo di nuovo ancora l'appuntamento con la 10 km di Fucecchio, 1° di marzo, facciamo l'appello finale.
Sì, allora io aspetto il primo di marzo a Fucecchio, in modo da la partenza è in piazza Pertini, ci sarà una grande palestra, c'era la palestra piccola della palestra comunale di Fucecchio, dove si svolgerà tutto all'interno, sia le iscrizioni, sia sia il ristoro, sia tutte queste cose qua. Grazie, a presto e bocca al lupo. Ok, ti ringrazio e vi aspetto tutti a Fucecchio il primo di marzo. E allora, come detto nella seconda parte della nostra trasmissione, l'ultima parte, la parte finale della nostra trasmissione, facciamo una capatina in quel di Pitti. L'anno scorso eravamo stati dentro la fortezza a vedere la presentazione dei ragazzi del Mavillas Volley, che avevano attirato folle di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze. Quest'anno siamo andati invece alla Habitat Drink & More, che è un locale del centro storico di Firenze, dove si presentava questa linea di abbigliamento. Eccola qua, un po' di immagini della serata, del pre-serata, insomma, quando si ancora le polveri non erano ancora cominciate. Questa linea di Federica Alfonsini, che è una linea che è un po' al confine con lo sport, ma tra l'altro qui l'abbiamo visto nell'inquadratura, Walter Pettinati, che è un po' colui che ci ha insomma un po' guidato all'interno della manifestazione, che poi tra l'altro sentiremo che è un esperto di ciclismo e calcio femminile, quindi un po' tutto raccolto insieme in questa serata. Eccola qua Federica nel suo abbigliamento pre-sfilata, perché poi anche lei sfilerà insieme alle sue ragazze. Tanta bella gente, tanta insomma allegria, e poi la serata presentata da Valentina Battini, che ha fatto sfilare le varie protagoniste, le varie modelle che ci hanno fatto vedere i vari modelli. Diciamo una serata un po' diversa dal solito, con tantissime situazioni insomma che non hanno toccato precisamente l'aspetto sportivo, ma lo sport è stato comunque in sottofondo, ed è stata proprio l'occasione proprio per parlarne. Fra poco sentiremo anche l'intervista con Walter Pettinati, che ci ha fatto un po' il punto sulle sue attività, nuovi siti che vengono fuori, nuove situazioni che nascono. Qui ancora la prima parte della sfilata vera e propria, con la Federica che sfila insieme alle altre ragazze del cast, delle altre modelle che sono state così ingaggiate per la serata. Sullo sfondo vediamo anche Mannori, che non a caso è sempre presente quando ci sono gli avvenimenti di ciclismo, ciclismo che tra l'altro sta vivendo anche una, ne approfittiamo anche per dirlo, un annato, un inizio anno all'altezza, all'insegna delle novità, perché ci sono i nuovi regolamenti per l'organizzazione delle gare, le nuove come dire, disposizioni sulla sicurezza. Si è già svolta qualche gara in questo 2019 anche a livello cicloamatoriale. Sabato scorso si è corso a Pistoia, e quindi insomma oltre 200 partecipanti in quel di Pistoia, divisi nelle due partenze. Questo è Walter Pettinati, che fra poco sentiremo anche noi dalle nostre telecamere. Andiamo quindi ad agevolare l'intervista proprio con Walter Pettinati, poi vedremo anche la fine della serata. Allora, Habitat, serata nell'ambito di PT Uomo, la settimana della moda maschile che a Firenze sta pervadendo praticamente tutta la città. Incontriamo Walter Pettinati, che qualche volta abbiamo ascoltato in collegamento telefonico con la nostra trasmissione. Lui è esperto di calcio femminile, ma non solo, in questo caso è più in veste di esperto e già praticante anche di ciclismo. Intanto diamo un po' un'inquadratura a questa serata. Una bella serata, ben organizzata come al solito dalla manager Federica Alfonsini. In queste serate presenta la sua linea di abbigliamento e unisce alla moda anche lo sport femminile. Io vengo volentieri, e in modo che si può parlare di ciclismo femminile, di calcio femminile e di tutto lo sport femminile in generale.
Che cosa si sta muovendo? Intanto per il ciclismo femminile è un grande momento, con tante atlete che stanno andando alla ribalta, anche toscane, ci sono squadre che vanno per la maggiore, e poi tu la vivi da vicino perché hai anche una linea d'abbigliamento. Sì, la passione da ex ciclista mi ha portato prima alla creazione di un sito internet dedicato alla promozione del ciclismo femminile. Che sarebbe, diamo il nome? È cicliste.eu. Cicliste.eu, che è il sito che promuove il ciclismo femminile a 360 gradi, e in più incorpora anche il nostro team di ciclismo femminile virtuale, che ci permette di promuovere i nostri valori, che sono la lotta, il no al doping, la lotta contro la violenza sulle donne, il no al razzismo, alle discriminazioni di genere che purtroppo sono sempre presenti nell'ambiente, e attraverso queste nostre cicliste testimonial, che sono già 60 ragazze dalla Sicilia al Trentino, possiamo promuovere questi valori, e lo facciamo e per questo abbiamo creato una linea di abbigliamento da ciclismo femminile ad hoc per queste ragazze. Sito virtuale, squadra virtuale, abbiamo detto, che cosa significa nel dettaglio? Beh, significa che noi abbiamo la sede a Firenze, sì, a Fucecchio, però siamo presenti su tutto il territorio. Quindi siamo accanto alla signora che vuole fare la cicloturista, la turista in bicicletta con i suoi 30, 40, 50 chilometri, però siamo anche vicini alla ragazza che vuole fare attività agonistica, e quindi attraverso anche una rete di ex ciclisti professionisti siamo in grado di fare delle consulenze gratuite anche attraverso i medici. E quindi portiamo avanti questa attività, che è un po' particolare, però ci sta dando tante soddisfazioni. Ci credo, perché è una cosa innovativa, di servizio, come piace a noi raccontare, tra l'altro. Uno sguardo invece al calcio femminile, che in questo momento è fermo, mentre stiamo registrando questa intervista, oggi martedì 8, e che ha trovato la ribalta, abbiamo già detto tante volte, col mondiale, con il grande momento della Milena Bertolini CT, che ha dato un po' una svolta a questa squadra nazionale, che ha promosso poi tutto il resto del movimento. Si riprenderà poi col campionato di Serie A, ma ci sono anche tante realtà piccole che hanno bisogno di visibilità. Tu anche in questo caso hai curato da tanti anni una certa informazione. Sì, diciamo che è un sito storico il nostro, è nato ufficialmente nel lontano 95. In questo caso ti chiedo di ridire il nome per intero per i pochi che non lo conoscono. È calciodonne.it. Quindi è da quel tempo che stiamo dietro allo sviluppo, a braccetto dello sviluppo del calcio femminile. Siamo arrivati a questa grande soddisfazione di vedere esplodere, no? Almeno a livello della nazionale, con la nazionale al mondiale, e gli italiani hanno avuto modo di scoprire questo bel calcio diverso dal maschile, con valori diversi e altrettanto divertente, tanto che gli ascolti hanno battuto ogni previsione. Quindi un bel impatto mediatico con la nazionale, credo che questo avrà un continuo, non so con il campionato, perché lì qualche criticità la vediamo, insomma. Sì, queste squadre professionistiche hanno fatto bene, stanno facendo bene, perché garantiscano un'attività professionale alle ragazze, e questo ha portato anche ai risultati della nazionale. Però allo stesso tempo, abituate al loro mondo professionistico, hanno chiuso un attimino rubinetti, e il dilettantismo che seguiva questo sport è rimasto un attimino ingiustamente fuori dal recinto di gioco. E anche noi ci siamo organizzati, insomma, abbiamo fatto da blog, abbiamo registrato la testata al tribunale, abbiamo un grande direttore, Giancarlo Padovan, che ringrazio, e piano piano stiamo diventando tutti giornalisti, in maniera da poter ripartire con l'informazione che abbiamo sempre dato. Va bene, allora un saluto da parte di Walter Pettinati e a presto. Un saluto anche a voi, grazie a Carlo, e a presto.
E allora, mentre ci gustiamo le immagini della parte finale appunto della serata, nella nostra sintesi che abbiamo montato, ci viene bene di agganciarci a quanto diceva Walter Pettinati per quanto riguarda il calcio femminile. Ne ha parlato ovviamente ieri Michela Lanza qui sul 196 nel suo La Bella e la Bestia, ma noi, mentre appunto, ripeto, cerchiamo di agevolare le immagini così che ci gustiamo anche la parte finale della serata, quella proprio con le magliette di questa linea FA23 con lo slogan arrogante, diciamo che appunto la Fiorentina Women's ha vinto alla ripresa del campionato per 1-4 in casa dell'Orobica. Era un risultato scontato, l'Orobica è ancora fanalino di coda a 0 punti e la particolarità è che tra l'Empoli ha battuto per 2-1 il Milan, 1-2 il punteggio finale appunto in casa del Milan, con due reti di Cecilia Prugna e la Di Guglielmo Guglielmo, che sono due giocatrici che sono cresciute nel vivaio dell'Empoli, che la particolarità è che sono state allenate dall'attuale allenatrice della Fiorentina Under 17, Sara Colzi, che appunto le ha cresciute per 4-5 anni quando erano nella primavera dell'Empoli, e quindi diciamo che poi tutto torna e che alla fine è tornato utile anche questo, perché insomma è stato un favore indiretto che è stato fatto alla prima squadra in questo senso. Le immagini finali della serata appunto dell'8 di gennaio presso l'Habitat con Federica Alfonsini che lei personalmente fa vedere le sue creazioni, e adesso il gran finale proprio con lei stessa, con Federica e con Valentina, che ci danno il riepilogo di tutto quello che è successo in questa serata, ci danno anche il saluto per quanto riguarda la nostra trasmissione. Io personalmente vi rinnovo l'appuntamento naturalmente con le pagine Facebook Firenze Viola Supersport sul gruppo Facebook appunto della TV, e poi la pagina Facebook Oltre il Calcio, dove potete rivedere naturalmente la trasmissione e rivedere anche tutte o quasi tutte le trasmissioni di questo 2020. Da Carlo Crotenuto quindi grazie per essere stati con noi, l'appuntamento sul canale 196 torna martedì alle 15, ci lasciamo proprio con le interviste finali della serata, Valentina Battini che ci introduce Federica Alfonsini e poi i saluti da parte loro, e non poteva essere saluto migliore anziché il mio, eccolo qua, ciao a tutti. Valentina che ha presentato la serata di Federica Alfonsini con la sua linea di tanti prodotti, tanta linea di abbigliamento, intanto le emozioni e le sensazioni per questa tua opera, per la tua presentazione, per questo tuo animare la serata. Ma io sono molto felice perché Federica è una mia amica, è una collega ed è soprattutto una persona piena di sogni, e spero che stasera con questo progetto che abbiamo presentato si realizzi un po' il suo sogno di emergere nel mondo della moda con questa sua linea FA23 che presenta qui al Pitti, al 90° Pitti, e mi sembra un'occasione importante per consacrare finalmente lei e i suoi sogni. E questo è quello che ti auguro, Fede. Grazie, Vale. Non poteva che lanciarti questo nella maniera migliore, con queste parole. Federica, dacci un bilancio di quello che abbiamo visto, di quello che potrebbe succedere da ora in poi. Io proprio durante Pit ho voluto lanciare questo marchio, è da settembre che è già fuori e l'ho già venduto a due negozi, però visto che c'era Pit, per me è un sogno fin da piccola, la moda e tutto, grazie alla Vale che mi sostiene e le persone che conosce nel mondo comunque della moda, ho a fianco gente anche importante, amicizie vere, ho realizzato questo marchio e ci credo veramente tanto, spero che vada sempre meglio, diciamo. Per gli sportivi, il nostro programma prettamente sportivo, che diciamo a questo proposito, come lo lanciamo il marchio? Questa cosa è una cosa che viene dal cuore, comunque la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare, arrogante è un po' una cosa, io cioè, l'ho data anche a tanti calciatori già questa magliettina, uno è Flachi e altri calciatori della Fiorentina, spero che l'acquistate
e magari venite a qualche mio evento. Ecco la chiave di tutto, di tutta questa serata. Grazie, allora complimenti a tutte, a tutti, a te e a tutte le tue ragazze, all'organizzazione intera di questa serata, e il saluto da parte vostra. Io ringrazio te e la Vale, soprattutto le modelle, il locale, l'habitat che ci ha ospitato, e sono veramente felice che sei stato qua con noi questa sera. Valentina, a te la chiusura, che sarà anche la chiusura della nostra trasmissione, quindi sei proprio, hai l'onore e l'onere di salutare proprio il nostro pubblico. Ma che bella responsabilità. Allora, non mi resta che augurarvi un 2020 arrogante con FA23, con tutto noi, il nostro cuore. Ciao.